Ciao a tutti da Max Nova, ho mantenuto la parola e completato il compitino che mi sono dato l'ultima volta, ovvero ho finito con qualche sacrificio la scheda Dex di Cerrin perché per sbloccargli Petalodanza deve livellare fino al 47 lo schifoso. E questa è una parte del tipo, finalmente questo incarico impossibile me lo sono tolto dalle scatole. L'altra parte, che era un po' più importante e meno difficile, era procurarsi questo, il blocco di torba. Si trova, ovviamente, come avevo detto, annusando in giro con Ursaluna nell'acquitrino vermiglio. Ora non mi resta. Posso usare il viaggio rapido? Sì, perfetto. Non mi resta che appunto andare all'acquitrino vermiglio. Un momento, c'è un altro incarico da completare? Perché mi punta qui dentro? Nuove richieste. Ah no, nuove richieste. Allora, beh, vado a prenderle. Posso fare il viaggio rapido? Sì. È un po' inutile sta cosa, però. Intanto che posso. Frego spazio. Allora, vediamo un po' di che si tratta. Chi sei tu? Cruccio? Già il nome. Il nome è tutto un programma. Nella squadra di vigilanza, ok. Sì. Mio? Sì, fantastico. Ah, che storia. Beh, a questo punto. C'è altro? Meglio guardarsi intorno perché. Sì, c'è qualcosa. Allora vado a prendere anche quella richiesta. Certo che le richieste qua sbucano come funghi. Melanie? Un aroma? Erba blu dalla forma allungata come se fosse una liana. Ah, beh, quella? Beh, fatto. Potrebbe essere lui. Perfetto. Era tutto qui? C'è solo un piccolo problema, che questo Tangela mi serviva. Vabbè, poco importa, ce ne sono tanti altri. Sì, c'è una richiesta del Dex che prevede di fargli usare tante volte forza antica. Allora, vediamo se c'è anche qualcos'altro. Se dà nuove richieste. No, finite. Ok. Allora, via verso il. Beh, ovunque io debba andare. Anche perché per far evolvere Freddy in Ursaluna dovrò. Per forza farlo all'acquitrino vermiglio. Non lo fa in altri posti. Deve essere anche notte, ci deve essere la luna piena. Non so se è difficile o meno. Credo che questa non conti decisamente come luna piena. Beh, una cosa è sicura. Ora posso boxare Cerrim e riprendermi finalmente Alex che mi è mancato. Eccolo qua. E adesso vediamo cosa si riesce a fare col blocco di torba. No, ci vuole la luna piena. Faccio un tentativo così, non è detto che funzioni però. Ok. Ora, problema. No, ancora non funziona. Mi chiedo se sia difficile farla sbucare questa luna piena. E ci risiamo, ok, niente.
Lo farò appena possibile. Quindi è ora di seguire le tracce della tizia. Il problema è: sarai in grado, Ursa Luna, di trovare. Ok, ah, qua c'è uno spot. Ah, alla fine ho scoperto che gli spot per cercare tesori sono fissi. Del tipo: uno è qui. Ok, posso anche saltare. Ed è sotto un albero. Non questo, questo qui. Forse quest'altro? Ecco. Ho sbagliato albero, però comunque sotto un albero. E gli altri più o meno vanno quasi di seguito. Praticamente ce n'è uno qui in mezzo all'acqua e uno sul ring. Come si chiama? Ring Luna. Vabbè, quello. Ring Ursino. No, il ring si trova da tutt'altra parte. Beh, all'altopiano Melmoso. Allora, quindi uno è qua dietro. Grosso modo, dove era la prima volta che ho provato la ricerca tesori. Ah, tra l'altro, una bella pietra solare. Vabbè, insomma, i punti di scavo sono fissi. Non ero completamente sicuro, ma adesso ne sono sicuro. Il problema è come dovrei fare a rintracciare la tizia con Ursa Luna se non riesco a distinguere. Beh, allora facciamo una cosa. Mi serve un attimo per capire se sto facendo tutto bene e torno subito. A quanto pare ce l'ho fatta. Ursa Luna ha iniziato a fiutare una traccia blu che, sì, era blu alla fine, come per Maru. Ed è da queste parti, dalle parti della palude Bocca Larga. Il problema è dove? Io un'idea ce l'avrei, però non si sa mai. No, ok, non è dove pensavo. Eh? Oh, ma c'è la tizia. Salve! È stata attaccata. Beh, dove sta andando? Ma che. Non so se andarci subito. Beh, direi di no. Ho perso già troppo tempo. È ora di andare all'arena della ribalta. Allora, per l'arena la strada è questa. Intanto qua non smette di piovere. I giorni passano, ma non smette di piovere. Piove in continuazione. Non riesco a liberarmi della pioggia. Ah, ci sarebbe anche da ridare uno strumentino. Eccolo qua. E via per l'arena. Cercando di non farsi tirare giù dai Pokémon selvatici. Qua ci sono i Rhyhorn. Poi in un angolino ci sono i Sudowoodo. Bonsly? Questo mi mancava. Se riuscissi a prenderlo, ma non penso. Posso colpirlo? Ci devo provare. Oh, preso, perfetto. Allora, qua ci sono un po' di Roselia, un Roserade Alpha. Delle foglie che sotto potrebbero avere. Ecco, il Roserade dei fasoli. Roserade Alpha può star lì. La notte i Roselia e il Roserade vengono rimpiazzati da Markrow e Honchkrow. E l'arena della ribalta dovrebbe, dico, dovrebbe essere da queste parti. Eccola qua, infatti. Eccoti, vuol dire che sei pronto, giusto? Certo. In realtà no, ho dei Pokémon dietro che contro un tipo lotta prendono solo delle valanghe di sberle. Lilligant rimane splendida anche in preda alla collera. Cerca di non distrarti. Chiedo venia per l'attesa. Chiedo venia. Vabbè, ciao, ormai sono andato. Sto pensando a come gestire la lotta.
La caviglia di Maru è bella e nuova grazie a uno dei miei unguenti curativi. Genaria, le chiedo scusa per le rogne che abbiamo causato voi del Team Perla. Maru ha tentato di farsi carico della questione, ma era troppo per lei sola. L'esito non è stato dei migliori, ma riconosco le sue buone intenzioni. Lilligant, la regina delle creste, è come una danzatrice in continuo movimento. Ti consiglio di fissarla con attenzione per anticipare le sue mosse e schivarle. A forza di schivare i suoi attacchi la farai stancare fino a farle abbassare la guardia. A quel punto basta lanciare contro un Pokémon per farle vedere chi comanda. Conto su di te. E io devo contare su Weirdir. Se ce la fa. La nebbia. Ah, ok. C'è poco da sorridere. Ho il vago presentimento che questa roba meni è forte anche. Allora, ho le sfere Zen? Sì, le ho, però. Come attacca? Ok. Ha una ottima onda d'urto. Non c'è che dire. Via. Beh, se è tutto così, posso fare con le sfere Zen. Tutte quelle note che vogliono dire che salterà più volte? Prevedibile. Ok, proverò con Weirdir. Allora, è al 30. Beh, allora non è poi così tanto. Ok, invece può essere un problema. Allora, ormai anche con le tecniche rapide non è che ci posso fare granché. Però. No, è vero, è anche di tipo lotta. Niente, barriera assalto. Provo a rinforzare le difese. Vediamo che cos'ha. Ah, ok, non è finito. Stavo per dire, c'è qualcosa che non va. E se spammassi? Che sta facendo? Ok. Che sta preparando? Il solito? Ah, fa proprio un mix di attacchi. Beh, non è brutta sta fight. Cioè, ci vogliono gli occhi, le mani, bisogna stare attenti. Però a me non mancano nessuno dei due, quindi. Mi sa che ci sono. Andata? Stavo pensando di fare un po' una pazzia del tipo. Però lancia. Ok. È andata? Sì, è andata. Ok, stavolta sì. È Henrik che ha fatto tutta la fatica, non ha expato per niente. Benissimo, la lastra prato.
Grazie davvero, hai salvato sia Lilligant che Maru. Sia Ursaluna che Lilligant sono tornati alla normalità, sei un grande! Se ripenso allo stato in cui era Lilligant, non la riconoscevo più. Che caruccetta. Maru, credo che tu debba delle scuse a qualcuno. Ah? Eh? Non ti affliggere, non v'è bisogno. Non ve ne è bisogno. Si sa che i giovani a volte sono avventati. È la mancanza di esperienza. Tutte le vite ne incrociano altre per creare qualcosa di nuovo, qualcosa di vivo. No, 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 questo. Questo è freebooting. Così riportano le iscrizioni. Ah, no, ecco. E adesso dai crediti. Così riportano le iscrizioni di Lervine e Flemma. Si tratta di certo delle parole del Sommo Sinnoh. Sebbene siano servite le gesta di una certa persona qui presente affinché le comprendessi, veramente. Siamo in debito con lei, Genaria. Maru, non farti carico di ogni responsabilità da sola. Fare affidamento gli uni sugli altri non dovrebbe essere qualcosa di estraneo per te. In vero, non è ciò che facciamo noi capitani con i Pokémon? Ragione. Beh, dopo un discorso del genere non posso di certo prendermela con te. Però voglio dirti una cosa, Maru. Hai agito come meglio credevi e lo capisco, ma d'ora in poi non nascondermi più niente. Non ne hai bisogno. Va bene così come sei. Ma allenati a dovere. Casomai dovesse nuovamente succedere qualcosa a Lilligant, dovrai proteggerla nel modo giusto. Sì. Maru, d'ora in poi, che ne diresti di occuparti con me della tutela dell'acquatrino? Informerò Perula che Ursalone è stato placato grazie all'aiuto del team Diamante e del team Galassia. Grazie, Max Nova. Oggi è stato un giorno memorabile. I tre team hanno unito le forze per il bene comune. È stata un'esperienza alquanto dilettevole per me, ma ora è meglio che vada. Sai, io sono il leader del team Diamante. Noi veneriamo il Sommo Sinnoh, il padrone del tempo. Il tempo scorre trasformando la realtà, per questo non possiamo vivere con la paura dei cambiamenti. Non possiamo far altro che adeguarci e tentare di migliorare il nostro presente. E qualcosa mi dice che dandovi una mano potrò realizzare questo proposito, quindi ci rivedremo. Max Nova, grazie ancora. Ora voglio parlare un po' con Lilligant. Ben fatto, ben fatto. Pokémon così gentile e tranquillo come te. Da dove veniva tutta quella collera? Ammetto che è stata anche colpa mia, non sono riuscita a proteggerti. E ho anche tenuto nascosta la verità. Bene, in teoria potrei tornare indietro, però. Però, magari potrei dare un'occhiata qui intorno. Beh, ah, una foglia regina. Sì, se non mi ingarbugliassi. Qui c'è un ceppo di legno. Ah, non ho spazio. Devo risolvere il problema subito. C'ho delle caramelle Exp? Sì. E perché le tirerò tutte su Enric? Perfetto. Legno dovrebbe servirmi anche più avanti per fare delle cose, non solo i poche. Vabbè, le poche bambole, quelle cose là. Poi c'è altro da vedere qui in giro? No. Che c'è qui nel laghetto? Solo risorse da raccogliere. C'è altro qui in giro? Rovine brumose? Sì, ah, credo di sapere cosa c'è qui in giro. Però, beh, facciamo così, ci torno poi. Un altro fascio di luce è svanito nello squarcio spazio-temporale. Ne deduco che hai nuovamente placato l'ira di un Pokémon regale. Non cessi mai di stupirmi. Il motivo per cui i Pokémon regali cadono in preda alla collera rimane un mistero irrisolto. Tuttavia, tu continui a placarli senza alcun timore, a dir poco sbalorditivo. Il tuo intervento potrebbe portare grandi trasformazioni nella storia di Isui. Un motivo in più per approfondire ulteriormente la nostra amicizia. Alla prossima, mio caro.
E più lo dice, più è. Io non ho mai giocato ad Among Us, però direi sus lo stesso, perché mi sembra un po' troppo lecca, insomma, leccapiedi per. Mi sembra un po' falso, tutte queste lusinghe, queste cose. Allora, ah già, zaino, 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 devo depositare un po' di roba. Qualcosa mi fa capire che sono stato dentro una distorsione spazio-temporale un po' prima di iniziare. Allora, via, 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 via tutto quanto. Alla fine non sono ancora riuscito a far evolvere Ursa Luna. Che rosicata. Però potrei tentare un'ultima volta prima di rientrare, perché no? Questo ne vale la pena. Luna piena, luna piena, luna piena. Nada? No. Nulla da fare. E vabbè, è ora di rientrare. Sì, ho preso anche un Turtwig mentre passavo per il laghetto in cerca di mio. Non che ce ne sia molto bisogno di aggiornare il Dex. Ecco, hai placato, credo che abbia detto, hai placato Lilligant, la regina delle vette, delle foreste, boh, quello che è. No, delle creste, giusto? Torna al villaggio e informa Sorwan su. Non hai bisogno di dirmelo due volte. Hai trovato Maru seguendo l'inconfondibile aroma dei miei moci, vero? Non mi sorprende, un maestro di cucina come me rende delizia pura qualsiasi cosa tocchi. Perfino i moci di patate. Ricordati dell'immensa fortuna che hai quando li mangerai più tardi. Comunque devi fare rapporto a Sorwen, o sbaglio? Su, corri, la reggenza viene prima della panza. A proposito dei moci. Io, off camera, ho trovato una cosa mentre cercavo la tizia con Ursa Luna, ovvero un'altra poesia. Questa poesia qui, tra l'altro, adesso la faccio vedere al volo. Ca proprio caso, coincidenza vuole che parlasse proprio della ricetta dei mochi di patate. Quindi io comincio ad avere dei dubbi su chi penso che abbia scritto queste poesie, anche perché questa più che una poesia sembra proprio una ricetta. Bene, detto questo. È ora di andare a riportare qualche incarico. Cioè, un incarico e una richiesta. Eccola qua. Questa è la richiesta. E la ricompensa è? Ah, è vero, è solo 3 polvostelle. Ma d'altronde era abbastanza facile. E poi su da Sorwan. E sono sicuro che presto ci sarà una zona nuova da vedere. Mi dicono che hai mansito Lilligant senza problemi. Eccellente. A volte gli eventi ci portano a lottare con i Pokémon, ma è un male necessario se vogliamo fare di Isui una terra di pace e armonia. Uno straniero è precipitato su questa terra dal cielo. I Pokémon regali sono divenuti preda di una collera funesta generata da fulmini. E in tutto questo l'elemento comune è quello squarcio spazio-temporale. Non posso far a meno di pensare che ci sia qualche connessione. Perciò, per chiarire definitivamente la questione, reputo essenziale indagare su quello squarcio. Quindi dovrei puntare dritto sparato alla vetta lancia? Ecco qua, moci di patate appena sfornati. Wonderful! Assaporare tra amici dei gustosi mochi di patate e fare insieme il punto dei nostri studi sui Pokémon per poi dormire tra due guanciali. Ah, cosa chiedere di più alla vita? Ogni giorno mi sembra uguale a quello precedente. Porella, ho la sensazione che le ricerche e la nostra vita qui a Isui non abbiano fatto molti progressi. Parla per te! A proposito, tieni Max Nova.
Sento che questa ricetta ti aiuterà a creare qualcosa di interessante. E? Scoppiettalga e felce tonda? Don't worry, my dear. Ricorda, la vita prima o poi ti mostra la strada da seguire. L'importante è credere in se stessi. Abbi fiducia e vedrai, un giorno avremo il nostro bel Pokédex tutto completo. Che è quella sfera? Buondì. Max Nova, sei la novità? Beh, te la dico io. Lavorerò al salone acconciature. Io l'avevo detto che lei in un modo o nell'altro trovava il modo di infilarsi nel Team Galassia. Anche perché, beh, per ovvi motivi, però. Pensa, potrei sperimentare acconciature che solo la sottoscritta è in grado di ideare. Però non abbandonerò mica il ruolo di capitano di Lilligant, eh? Ah, ecco, infatti sì, c'è qualcosa che comunque non torna. In pratica avrò un piede in due stivali. Quindi dai, fai un salto al salone acconciature quando ti va. Vedrai, ti stupirò tanto da farti rizzare i capelli, in senso buono intendo. Sawa, ah sì, Sawa deve essere contenta di aver trovato qualcuno a cui affidare il salone acconciature. Già, signor Sorwan, ecco, a proposito di quella questione di Ursaluna, Maru ora lavora al villaggio Giubilo, pertanto è a tutti gli effetti una dei nostri. Qualunque sia la sua provenienza, è la benvenuta. In quanto a te, Max Nova, si va alla spiaggia origine. Ah! Seguimi. No, aspetta, la spiaggia origine è dove. Beh, è da dove sono arrivato. Ah, quindi c'è un trasporto via nave, via. Sì, nave, via barca, via. Scialuppa, via barchetta, a remi. Queste persone sono appena giunte a Isui. D'ora in avanti vivranno con noi al villaggio. Eh? Il primo punto d'approdo del Team Galassia è stato qui, alla spiaggia origine. Allo stesso modo, la vostra nuova vita avrà inizio in questo luogo. Gira voce che Isui sia popolata da molti Pokémon selvatici temibili. Io però ho sentito che voi del Team Galassia sapete parecchie cose sui Pokémon. Pare che riusciate a sfruttare le loro misteriose capacità per far prosperare il villaggio Giubilo. Dipende da dove venite voi. Esatto, tutto ciò che si dice su di noi è in realtà merito del qui presente Max Nova, membro della nostra squadra di ricerca. Con la collaborazione di tutti miglioreremo il villaggio Giubilo e la nostra vita Isui. Signor Sorwan avrà tutto il nostro appoggio. Ma a me questi sembrano tizi completamente random. Boh. Grazie agli studi sui Pokémon portati avanti dalla squadra di ricerca abbiamo potuto ampliare l'area che possiamo mantenere sicura. E ciò ci permette anche di accogliere nuovi membri. Devi avere una vera passione per i Pokémon, Max Nova, non è così? Beh, sì, sostanzialmente. I Pokémon hanno attaccato i nostri compagni in più occasioni, eppure continui ad amarli. Mi chiedo se non sia proprio questa tua qualità ciò di cui la squadra di ricerca ha bisogno. In ogni caso, ricordati che i Pokémon sono creature terrificanti. Che decidiamo di convivere con loro o meno è fondamentale conoscerli a fondo. Ma finalmente in un gioco dicono le cose come stanno veramente. Sostanzialmente è così. In quanto direttore del Team Galassia, adotterò ogni mezzo possibile pur di proteggere la gente del villaggio Giubilo. Direttore, posso disturbarla? È arrivata Perula, la reggente del Team Perla. Penso di sapere perché è qui. Max Nova, vai e osserva come il villaggio Giubilo si è evoluto grazie alla grande opera della squadra di ricerca. Quando avrai finito, raggiungimi nel mio ufficio. Ti aspetto. Devo resistere. No, non devo dirlo. Ok, lasciamo il meme da parte perché. Però ci stava. Allora. Qui non c'è nient'altro di strano da vedere, no? Facciamo una cosa. Ah! Che brutte cose che vedo. Allora, facciamo una cosa. Ti
No, va, prima voglio vedere tutte queste richieste e poi... No, anzi, facciamo ancora in un altro modo. Ha più senso così. E pure la bacheca. Dove devo andare? Di sopra. C'è un motivo per cui lo voglio fare. Io non vedo l'ora di vedere la zona nuova. Poi magari la prossima volta si fanno tutte queste richieste per levarsele dalle scatole. I miei complimenti per le ricerche svolte all'acquitrino vermiglio. La prossima area da esplorare sarà la costa oltre... Ma sì, finalmente. Ti anticipo che non troverai Pokémon regali laggiù. Max Nova, lascia che ti spieghi. In realtà esisteva un Pokémon Re fino a pochi anni fa, tuttavia perse la vita improvvisamente in un incidente. Alcuni sostengono di aver avvistato presenze sospette nel luogo in cui un tempo risiedeva il re. Inoltre mi hanno comunicato che i membri delle squadre di vigilanza e manifatturiera inviati sull'isola Mangiafuoco in cerca di materiali dicono di essere stati assaliti da uno spettro? Non posso permettere che qualcuno deturpi il sito regale. Purtroppo però il capitano stanziato alla costa oltremare si trova in una situazione particolare. Hai capito dove voglio andare a parare? Ti ordino di indagare sulla faccenda. Ok. Ti aspetterò alla costa oltremare. Amo particolarmente il panorama che offre. Ti porgo le mie scuse per il compito bizzarro che ti è stato affidato. Snow è un membro capace e fidato, possiamo lasciare la questione nelle sue mani. Hai ragione, ha già placato la collera di un re delle foreste, conosco la sua forza e la sua gentilezza. L'area da esplorare per questa ricerca è la costa oltremare, è molto più distante dell'acquitrino vermiglio, preparati a un lungo viaggio via terra. Hai il rango giusto per occuparti della missione alla costa oltremare. Ecco dunque le mie istruzioni, va all'isola Mangiafuoco ed esplorala. Allora, no, c'è qualcosa che non torna. O è l'isola, cioè sono due zone, isola oltremare. No, aspetta, costa oltremare, isola mangiafuoco. Quante richieste, sono tempestato di richieste, ciao belli, ciao. Credo che la prossima volta passerò un tre quarti d'ora buoni nel villaggio. Fammi indovinare, qualcuno vuole delle mazzate, no. Rapan? Ah, ok. Oh, Max Nova, ci si vede? No, chi si vede? Immaginavo che ti avrei trovato qui al villaggio. In realtà stavo per andarmene, però va bene. Dove ti porteranno adesso le tue ricerche sui Pokémon? Prima voglio farmi un giro della costa. Alla costa oltremare, eh? Povera Guaran, non invidio affatto la sua situazione. Cos'è un capitano in fondo senza un re da servire? Alcuni del Team Perla non la vedono di buon occhio precisamente per questo motivo. Guaran? Perdonami, avrai sicuramente di meglio da fare che ascoltare simili chiacchiere. Per scusarmi ti darò un consiglio utile, Max Nova. Alcune specie di Pokémon sono molto suscettibili all'influenza di certe pietre. Ed è solo grazie a queste... Ah, ok, vabbè. Clivordage, sì, vado oltre. Se è un tutorial, vado oltre. No, aspetta. No, dai, prossima volta. Voglio andare a vedere la costa, assolutamente. Ah, è perché c'è... Oi, oi. Allora, quindi questa è la parte di Sinnoh. Praticamente sarebbe... La città. La città quella della Sunnyshore City. Più il monte ostile, l'isolotto col monte ostile. Teoricamente. A bocca aperta.
Eccoci giunti alla costa oltremare. Come vedi, qui il mare e il cielo dominano il paesaggio. Quali Pokémon scopriremo in questo luogo? Pokémon di tipo acqua? Pokémon di tipo volante? Ah, fremo dall'emozione! L'idea di fare ricerche qui mi riempie di entusiasmo, ma non possiamo di certo trascurare la nostra missione. Dunque, ci sono domande? Mi hanno dato di preoccuparmi del capitano, effettivamente, però. Sulla costa oltremare ci sono due capitani, Warren del team Perla e Sinan del team Diamante. Tutto qui? Perula e dai. Voglio essere libero di muovermi. Cos'è sta melodia? Io adoro il flauto, è come se avvertissi le sue note che si espandono lontano, sempre di più, lontano all'infinito. Ma veniamo a noi, ho deciso, sono pronto ad affrontarti. Giusto, come mai? Perché devo conoscere me stessa e capire quali sono le mie debolezze, te ne prego. Ok. Tu che conosci lo squarcio spazio-temporale e il vasto spazio che vi si cela, preparati ad assaggiare la mia vera forza. Ok. Butta pure quel Glaceon. Allora, vediamo un po' cosa posso inventarmi. Ah, ne ha due! C'è anche un Eevee! Allora, facciamo così. Per non saperne leggere né scrivere, prima togliamo di mezzo sto coso. È al 15, ma che vuol fare? Forse sono un po' overlevellato, eh. Però. Niente male. Assidera. Ah, è vero, adesso non esiste più il freeze. Adesso c'è l'assideramento, che è tipo bruciatura, ma di tipo ghiaccio. Cioè fa proprio un dot di danni, poi evidentemente ogni tanto eventualmente blocca le azioni, ma per il resto non è così rompiscatole come il caro vecchio congelamento. Diciamo che a voler essere proprio bravini avrei dovuto switchare e gestirla meglio, però per come è fatto il battle system si fa prima così. Che gran lotta! Mi ha ricordato quanto è grande il mondo e quanto sono piccola io. Grazie davvero, lascia che rimetta in sesto i tuoi Pokémon. Ok, si faceva prima a spammare. Sento di poterti confessare ciò che provo veramente. Ah. Il tuo capo Soren e io siamo entrambi reggenti dei rispettivi team, per così dire, e non voglio mostrarmi debole di fronte a lui. Un po' insicurina la tizia, mi dicono. Sono molte responsabilità che gravano sulle mie spalle, e a essere sincera, non so neppure perché io. Mi sono fatta carico di tutti questi grandi fardelli. Ad ogni modo, magari se mi spieghi come si diventa capitano. No, sì, come si diventa reggente. Ad ogni modo, il capitano della in carica della costa oltremare è la cara Guaranuccia. Ma non ha un re di cui prendersi cura, e che io sappia non ha intenzione di preparare un nuovo re per farlo succedere al precedente. Alcuni sono arrivati persino a dire che non merita il titolo di capitano, ma per me Guaranuccia è insostituibile. Ci siamo battute più e più volte per decidere chi dovesse diventare reggente del Team Perla e ognuno di quegli scontri mi ha insegnato molto. Quindi è così che si decide. Insomma, ho un favore da chiederti. Vorrei che la aiutassi ad allenare un degno erede del re. Sono sicura che la tua forza sarebbe una grande fonte di ispirazione per quel Pokémon. E se tutto va bene, questo potrebbe anche mettere a tacere le male lingue. Hai calmato la collera di Cleavor e ne sei uscito a. E sei riuscito a trarre. D'impaccio il team Perla.
3 di impaccio. Ok, boh. Non potrei immaginare una persona più adatta allo scopo. Se sei disposto a darle una mano, la troverai probabilmente in cima a quella rupe sulla sinistra, risalendo la collina in fondo a questo sentiero. Ok. Buono così. Fine. Bye bye a tutti. E la prossima volta avrò molto molto da raccontare, oltre che molto da fare. No, la scrocchiata di dita è meglio tenersela, appunto, per il prossimo episodio. Bye bye.